E allora il nostro viaggio continua qua in provincia di Vercelli. Abbiamo girato un po' la regione alla ricerca e alla scoperta di aziende che producono prodotti esotici, tropicali. Abbiamo parlato di frutta, abbiamo parlato di bambù, abbiamo parlato di erbe aromatiche. Come non potevamo non parlare del riso, e quindi eccoci in questa sala che ci accoglie eccezionalmente con due ospiti che ci introdurranno in questo magico mondo. Qua sul tavolo ci sono già, vedete, delle pannocchie di riso, guai a chiamarle spighe, mi hanno appena corretto. Massimo, che cosa hai portato, cosa avete allestito qua su questo tavolo? Qui siamo a Vercelli, un po' la patria del riso d'Europa. Abbiamo la possibilità di vedere non più solo i famosi risi da risotti, ma ormai... Io mi aspettavo di trovare del gran Carnaroli, invece... No, Carnaroli è molto famoso, si consuma ancora molto, ma sono state introdotte in coltivazione, nella commercializzazione, tantissime varietà che prendono spunto proprio dai paesi esotici dove si consuma più riso, quindi dai risi colorati, risi aromatici, risi da sushi, da sake, insomma ce n'è proprio per tutti i gusti. Con colorazioni incredibili, vedo del viola, del nero, c'è cioè un po' tutte le sfumature del marroncino e del bianco. Non è manipolazione genetica questa, giusto? No, questi sono prodotti tutti naturali, nati da incroci naturali in campo. Li facciamo ancora come sono stati scoperti nel 1925, proprio qui alle porte di Vercelli. I ricercatori del riso italiani hanno scoperto che il riso si può incrociare, fiorisce, ha dei fiori come tante altre piante e possono dare origine a nuove varietà. Questa è stata l'evoluzione più importante, perché fino ad allora potevamo avere varietà nuove solo andando a cercarle in giro per il mondo, ma era difficile trovarle adatte al nostro clima, perché non siamo proprio nelle zone migliori per la coltivazione del riso. Il riso ama il caldo e qui per il riso fa un po' freddo. E nel cercare varietà adatte al clima italiano abbiamo lavorato molto anche sui granelli che potessero piacere di più al consumatore italiano. Un consumatore che negli anni è evoluto. Prima volevano risi da risotti che tenessero la cottura e adesso invece stanno cercando anche... Cosa cercano adesso? Tante cose, molto diverse. Abbiamo già una popolazione che è diventata multietnica, abbiamo molti stranieri che vivono in Italia e abbiamo gli italiani che amano i cibi stranieri. E tra questi, non so, il basmati che arriva dall'estero, abbiamo il sushi, ormai i ristoranti da sushi sono cresciuti tantissimo, il consumo del riso da sushi in Italia ha superato il consumo del riso da risotto e quindi dobbiamo fare risi adatti anche a quel mercato. I risi rossi e neri che sembravano andare in controtendenza perché richiedono più tempo in cucina, quindi uno slow food in contrasto col fast food che sembrava imperante, invece fa bene per la salute. Certo, assolutamente. Fino ad arrivare addirittura a prodotti per la celiachia, prodotti per i dolci, gli antipasti, ce n'è veramente per tutti. Certo. E su questo aspetto delle aromatizzazioni è addirittura nata una nuova professione. Io la prima volta che la sento nominare, ammetto la mia ignoranza, del sommelier del riso. Esatto. Che cos'è un sommelier del riso? Come si diventa? E che cosa fa il sommelier del riso? Beh, insomma, il sommelier del riso fa sostanzialmente quello che fanno i sommelier del vino. E a un certo punto ci siamo trovati ad avere a che fare con i sommelier dell'olio, del caffè, certo, del cioccolato, dell'acqua. Abbiamo detto, esistono, esatto, i sommelier dell'acqua, non esiste il sommelier del riso. Ma cosa fai? Vai ai tavoli dei clienti e poi... Quella è la nostra vision, il nostro dream. Futuro, ci arriverete. Esatto. Sarebbe già un'ottima soddisfazione avere i nomi delle varietà di riso scritti in carta. Quindi risotto fatto con riso, Carnaroli, il suo territorio, magari perché no, anche l'anno, certo, di coltivazione, visto che esiste anche il riso invecchiato. Qui nei ristoranti ci sono alcuni che hanno la carta del riso, no? In Cina c'è la carta del tè, qui la carta del riso, quindi potete scegliervi la tipologia di riso, l'azienda, l'anno e che altro. E si può scegliere la varietà in base anche al tipo di preparazione, perché comunque non esiste soltanto il risotto come piatto, certo, italiano, e soprattutto c'è sempre più interesse verso altre preparazioni.
Sembrano tutti uguali, no, a guardarli, e invece certo, ogni riso ha le sue caratteristiche, Valentina cerca di spiegarle, e molti cuochi quando vengono a seguire questi corsi dicono: ma io non lo sapevo, chiaro. Perché anche a scuola impariamo 5, 10, 15 varietà, bene, in Italia ne abbiamo oltre 200, quindi saperli conoscere vuol dire sfruttare di più anche quello che abbiamo creato in Italia. Tra l'altro, Massimo, siamo fortunati oggi perché 3 di queste varietà, forse anche di più, sono state create proprio da lui. Se ce ne vuoi parlare, per introdurci. Io cerco di creare valore attorno a questa cultura che, sì, non è nata in Europa, ma ha trovato terreno fertile qui da noi. Cerco, insieme ad altri colleghi qui in Italia, di costituire varietà sempre nuove, alcune che richiedono minor input chimici in campagna, altri invece che abbiano delle performance nuove in cucina. L'anno scorso ho costituito Grand Cavour, è la fusion perfetta tra i tipici risi da risotto italiani e quelli del sud-est asiatico, perché ho cercato di far tornare agli italiani l'amore per i risi da risotto, visto che stiamo andando verso risi da sushi o da risi orientaleggianti, ma non siamo più gli italiani di 50 anni fa, siamo italiani che viaggiano, che hanno apprezzato, imparato ad apprezzare gli aromi, e quindi ho fatto un incrocio tra l'arborio, che è il riso italiano più famoso al mondo, e delle linee di varietà, delle piante di riso tipo il basmati. In questo modo ho ottenuto una varietà col granello grosso che è tipico degli italiani. Gli italiani hanno sempre cercato un granello grosso che assorbisse bene i condimenti, con una bella perla centrale e l'aroma del sud-est asiatico. Questa è la vera fusion. Senti che profumo? È incredibile, no? Proprio come si fa coi vini, no? Mi spiegavi che poi la tecnica di degustazione, cioè di analisi olfattiva la facciamo nei calici come quelli del vino. Quindi visiva prima. Visiva prima, a crudo, e poi mettiamo il riso nei calici in modo da muoverlo leggermente, in modo che sprigioni al meglio. Meglio se è aperto dalla confezione subito prima. E poi mettiamo il riso al naso e cerchiamo di trovare i descrittori di questo riso. Esatto, questo ad esempio, questo Grand Cavour, essendo aromatico, ha proprio delle note più spiccate rispetto ad altri risi, però normalmente in un riso si trova sempre l'amido, la farina, a volte la paglia, se meno lavorato. In questo qui, che ha l'aromaticità, di solito noi riscontriamo questo aroma di popcorn. Io sento anche un po' la corda, questa tela di juta, che mi ricorda sicuramente il basmati. E ricorda sicuramente qualcosa di esotico e di diverso. Poi alla fine si assaggia, ovviamente, devono essere cotti tutti secondo un protocollo, con acqua, acqua senza sale. Esatto, e quindi c'è un protocollo per la cottura del riso, in modo che comunque tutti siano cotti nelle stesse condizioni e si possa fare un confronto alla pari. Questo era il Grand Cavour, poi noi utilizzeremo l'Ocris. Esatto. L'Ocris vedete, ha questo granello che sembra colorato come gli altri. Anche qui potrei fare la magia di sbramare o sbucciare, in termine meno tecnico, il chicco di riso, e si vede un chicco che ha una colorazione che è a metà tra il rosso e il nero. Cioè, siamo molto fantasiosi in Italia, abbiamo due colori che ormai sono diventati famosi, il nero e il rosso, tra i risi, e ci mancava anche una colorazione intermedia che per fare certi piatti è molto interessante, e in più questo granello assorbe bene i condimenti perché è perlato come i risi da risotto italiani, quindi sta già cercando di crearsi il suo spazio in certe preparazioni. E poi il Fortunato. Il Fortunato, il nome è già un programma, spero che lo sia anche per la fortuna che potrà trovare, spero, sul mercato. È un riso di origine giapponese,
Un granello tondo che ormai stava allontanandosi dalle cucine italiane, che sono più indirizzate verso granelli più grossi, come abbiamo visto prima, come il Gran Cavour. E invece qui andiamo verso un riso tondo, tipo l'originario, ma con delle caratteristiche tutte nuove. Anche qui stiamo rivoluzionando questo tipo di granello, scegliendo piante che permettono di dare delle caratteristiche che per i piatti che vengono utilizzati. Principalmente il Fortunato si usa per il sushi e per la paella. Per il sushi e la paella c'è bisogno di un riso che abbia la parte esterna collosa per appiccicarsi e la parte interna invece tenace, perché devono rimanere sgranati, certo. non si devono poi disfare, certo, durante la preparazione sia del sushi sia della paella. Ecco, questo è un riso che quindi schiaccia l'occhiolino al bomba in Spagna e al koshi ikari giapponese, che è il riso principale per il sushi. Allora, vi abbiamo stupito con queste spighe, con questa bellissima presentazione, però abbiamo ancora tantissimo da svelarvi, quindi rimanete con noi, perché adesso andiamo in una riseria per vedere come da queste pannocchie si arriva poi al chicco di riso, e non è una passeggiata, e poi ancora da un cuoco che ce li preparerà in tre piatti esclusivi. Restate con noi. Il nostro viaggio continua, siamo alla Riseria Viazzo a Tricerro in provincia di Vercelli a scoprire un mondo fatto di riso, e con noi c'è Valentina, alla quale lascio subito la parola per introdurci in questa azienda e il titolare di questa riseria. Grazie Vittorio. Sì, oggi siamo in una riseria. C'è una differenza tra azienda agricola, dove viene coltivato il riso, e riseria. Questo di solito lo spieghiamo noi sommelier del riso alle persone, perché c'è sempre un po' di confusione tra il posto in cui viene coltivato, che è appunto l'azienda agricola, e la riseria. Oggi siamo qui in Riseria Viazzo e vedremo il processo di trasformazione del riso. Quindi dopo il raccolto il riso viene portato in riseria e viene lavorato. E questa tavolozza bianco-nera? Questa tavolozza serve per verificare la qualità del prodotto, dove nel nero vediamo il chicco che sia perfetto come dimensione, e sul bianco vediamo tutte le eventuali disformità, certo, di colore. È una lavorazione che si fa col chicco in questa fase ricoperto dalla... Come arriva, noi proviamo e verifichiamo che il riso corrisponda a quanto ci è stato denunciato dall'agricoltore, provvediamo a togliergli il pericarpo. Abbiamo il nostro riso semigregio o integrale, in questo caso abbiamo un riso indica. Questa fase si chiama? Sbramatura. Sbramatura. Perché viene sbramato il riso. Adesso gli andiamo a togliere la pula. Ah,
Ecco, adesso stiamo facendo una grana tonda. Si vede questo più scuro, questo più chiaro. Siamo al terzo passaggio. Questo è il terzo passaggio. E questo è l'ultimo passaggio dove il riso è bianco finito. Con tutta una paletta di colori, questo più marroncino, pian piano si schiarisce, diventa proprio trasparente. Ci sono due telecamere, davanti e dietro, e chi si scendono loro leggono se non è bianco e con un soffio d'aria eliminano il picco. Picco per picco. Quanto ne fanno allora? Sono 4.000 kg, 40 quintali, 50. In un'ora? Sì, ogni ora. 4.000 kg in un'ora? Questa qua è l'ultima e la torta è questa. Mi seleziona. Giallo, ferrato, ma ecco, questa possiamo selezionare sia il gesso che la perla man mano come vogliamo. E questo è il prodotto finito. Adesso noi andremo a togliergli tutte le grane che si sono rotte, che rimangono. Le grane rotte rimangono all'interno degli alveoli. Ecco, e quello è il famoso broken rice, come lo chiamano, che è un prodotto di scarto. È un prodotto che si usa per fare farina, per l'alimentazione animale. Tolte tutte le grane verdi, le grane rotte, vado a togliere le grane immature, che sono più piccole per dimensione rispetto ad un al chicco maturo. Sono diverse setacciature. Sì, e qua io ho il mio prodotto finito. C'è una perdita di prodotto durante la lavorazione? C'è una perdita di prodotto del 40%, il 20% circa è il pericarpo, la buccia, il 10% è la pula e il 10% sono le rotture. Diciamo che la riseria sta al riso come il mulino sta al grano, sì, sì, sì. Per cui solo che tutti abbiamo in mente il mulino del grano, certo. Ma la riseria si fa un po' più fatica. Noi facciamo la stessa cosa, rendiamo edibile un prodotto che non è edibile. E dalla riseria a Viazzo in pochi chilometri siamo arrivati a Tronzano, siamo sempre nel Vercellese, ospiti dell'Osteria della Malora, dallo chef Davide che ci introdurrà nella trasformazione dei risi che abbiamo visto finora e che rappresentano un po' una novità. Davide, due parole un po' per raccontarci la tua esperienza, un po' il tuo percorso in cucina. Ma diciamo che io sono Davide Posillipo, sono titolare chef qui a Tronzano all'Osteria della Malora in piena campagna risicola, quindi siamo circondati dalle risaie, quindi il cereale principale che utilizziamo qui al ristorante è assolutamente il riso. Faremo un bel risotto Gran Cavour con il tartufo bianco d'alba e una polvere di funghi porcini. La peculiarità del nostro ristorante a Tronzano e della mia idea di cucina, ecco, è quella di utilizzare materie prime locali, stagionalità, 100% stagionalità e soprattutto l'utilizzo di tutti anche quelli che sono gli scarti delle verdure, per certo. Esempio. Infatti vi farò vedere che qui abbiamo preparato un brodo vegetale
che viene fatto solamente con tutte le verdure di scarto che ho preparato per altre preparazioni, ovviamente tagliato per altre preparazioni. Qui all'interno troviamo, per esempio, abbiamo la buccia dello scalogno, della barba di finocchio che ho pulito per altre preparazioni, del sedano, della pelatura, delle carote. Certo. Quegli scarti lì ben lavati non vengono buttati via, ma possono essere utilizzati per preparare un bel brodo vegetale per la cottura del nostro riso. Partiamo con una base di scalogno, quindi bella profumata e abbondante, e una piccola noce di burro. Abbiamo la parte iniziale, che è quella della rosolatura della cipolla. Alcuni lo fanno anche solamente con la materia grassa, quindi olio o burro. La parte principale del riso è la tostatura. La tostatura serve a scaldare il chicco a secco, praticamente, senza l'utilizzo di liquidi. La tostatura è fondamentale per proteggere durante la cottura il nostro chicco, quindi si forma una specie di lamido che all'interno esce all'esterno e va a produrre una pellicola che lo protegge durante la cottura. Questo per evitare che diventi sfatto. Si spaldi. Esatto. Ecco, vediamo che il nostro scalogno sta rosolando, si sta imbiondendo. A questo punto così andiamo ad aggiungere il nostro riso Gran Cavour, un aromatico. Bisogna fare attenzione e tenerlo sempre in movimento in modo che non si attacchi. Evitare di bruciare il chicco, esatto. Certo. Come dicevo, io non utilizzo vino bianco per la sfumatura, andiamo ad aggiungere subito il nostro brodo che, come potete vedere, è bollente. Quindi qui parte la nostra seconda parte per la cottura del riso, che è l'aggiunta del liquido, ovviamente. Io sono per i brodi vegetali, nel senso che vanno bene per tutto, certo. Per i risotti di carne, certo, risotti di pesce, risotti vegetali. Ecco, vedete che adesso il chicco è diventato già più distinto, molto più grande, perché incomincia ad assorbire il suo liquido. Certo. Come dicevo, il Gran Cavour, è, appunto come richiama il nome, è proprio un riso dal chicco grande, ha una bella masticazione, un bel morso, e anche nel piatto fa la sua bella figura. Il nostro riso è pronto. Perfetto. E adesso avviene quella che viene chiamata la terza fase, che è la mantecatura invece. La mantecatura è semplicemente un'aggiunta di materia grassa all'interno. E va fatta fuori dal fuoco. Fuori dal fuoco è importantissimo, perché il burro deve sciogliere piano piano in modo che non si sleghi totalmente, quindi la parte grassa va ad emulsionarsi con l'amido presente all'interno della pentola. Procediamo con la mantecatura. Aggiungiamo un po' di burro, un po' di parmigiano buono, di buona qualità, e come abbiamo detto prepariamo questa polvere di fungo porcino che facciamo noi. Quindi andiamo a profumare il nostro riso a fine cottura e si procede con la mantecatura. La mantecatura viene fatta energicamente, il burro scioglie piano piano, si emulsiona con gli amidi. Questo è il nostro risotto con polvere di porcini, molto semplice, brodo vegetale e uno scalogno di fondo. Adesso andiamo a impiattare. Ok. Abbiamo un nostro piatto bello piano, riso ben manteccato. Andiamo ad impiattare. In questo caso avremo bisogno di appiattirlo in modo che avvolga tutto. Si stende bene. Esatto. Perché ha bisogno anche leggermente di raffreddare, certo, per degustarlo meglio. Certo. Abbiamo un bel tartufo bianco. E qui profumo su profumo. Esatto, infatti giochiamo col potere aromatico del riso con l'aromaticità del tartufo. Ottimo, direi.
Secondo riso, seconda ricetta, questa volta con cosa giochiamo? Questa volta giochiamo con un riso integrale invece, colorato, bellissimo. Abbiamo un ocris che è ha una caratteristica che è appunto una parte esterna un po' più integrale, quindi risi che hanno sicuramente bisogno di qualche minuto in più di cottura. Un riso che è stato sbramato leggermente. Esatto, viene tolto solamente la parte esterna che è chiamata lolla. La lolla. Esatto. Okay. Poi rimane così. Quindi integrale. Un riso completo, integrale, anche dal punto di vista nutrizionale, ha molte proprietà in più. Assolutamente sì, ha proprietà di molte fibre all'interno. Certo, qui il riso va bene per delle insalate. Esatto, qua siamo in insalate di stagione, con verdure di stagione. Siamo degli sformati. Degli sformati, un accompagnamento a carne e pesce, per esempio. Quindi qua insalate prodotte anche il giorno prima, condite con erbe aromatiche, scorza di limone, agrumi. Si impregna poi di tutti questi aromi. Per fare anche un'insalata di riso diversa. Certo, ok? Certo. Partiamo sempre da acqua fredda, in modo che il riso si idrati leggermente, piano piano. E contiamo più o meno 45 minuti di cottura. Qui ci siamo preparati una padellata, diciamo, di Vittorio di verdure di stagione. Sì. Abbiamo delle carotine, abbiamo messo delle zucchine, che sono le ultime, ovviamente per il periodo invernale, delle puntarelle, che sono la parte interna della cicoria Catalogna. Buone. Abbiamo messo un fondo di cipolla e di scalogno, che ci sta sempre, comunque la cipolla la troviamo bene o male tutto l'anno. E poi cosa abbiamo? Abbiamo della barba di finocchio, che sono le parti esterne un po' più profumate, quindi la parte del finocchio che solitamente viene buttata via. L'abbiamo semplicemente saltata in padella con un goccio d'olio extravergine e un po' di sale. Le manteniamo croccanti, belle e colorate. Non andate mai oltre le cotture delle verdure, perché poi si denaturano. Noi popoli mediterranei abbiamo l'abitudine di stracuocere le verdure, invece, come ci hanno insegnato gli orientali, cuocendole meno mantengono la croccantezza, le vitamine e anche questa colorazione vivace. Un po' più viva, esatto. Quindi la serviamo così e poi andiamo ad accompagnarlo con un morro di baccalà. Il morro di baccalà è praticamente la parte più alta dei filetti di baccalà che rimane molto più succosa. La cottura è un po' particolare oggi, faremo un baccalà confit. Confit viene cotto totalmente con l'olio extravergine. È importante prendere un bel filetto di baccalà, come in questo caso noi abbiamo già iniziato una parte della cottura, come dicevo prima. Un bel filetto bianco, già dissalato, e il baccalà viene coperto con olio extravergine. Andiamo a mettere un altro po' in superficie, due foglie di carta forno, andiamo in cottura dolce, su un fuoco, su una fiamma dolce, coperto. 10 minuti il nostro filetto dovrebbe essere pronto. Ecco, il nostro riso è già pronto, abbiamo messo, mettiamo un goccino d'olio extravergine, come dicevo prima. Andiamo ad aggiungere la nostra padellata di verdure belle colorate all'interno, quindi questo qua già così potrebbe essere un piatto... E qui si va di fantasia. Esatto. D'estate potete utilizzare anche un pomodorino confit. Adesso stavo per dire un po' con un caprino, con un... Esatto, potete mantenere... Delle taggiasche, insomma, delle... Dei capperi di pantelleria, potete utilizzare veramente... Già così sarebbe già una ricetta pronta da servire in tavola, già saporita e buona. Volendo anche un po' di scorza di limone, ma noi così semplice non ci piace, vogliamo un po' complicarci la situazione e servirlo un po' più gourmet. Andiamo con il nostro riso alla base, quindi questo qua è quasi considerato come un contorno, no? Certo. Abbiamo il nostro baccalà confit che sta finendo la cottura, sentite come sfrigola ancora, è bianco, morbido, profumato, lo adagiamo sopra al nostro letto di riso con le verdure. Ora qua possiamo sbizzarrirci con la decorazione, possiamo mettere, vedete, io ho tenuto della scarola riccia che è anche questa di stagione, la teniamo cruda così per decorarlo leggermente. Questa, ecco qua, un bel bellissimo piatto colorato estivo. Io lo finirei anche con una salsa, certo, per dargli un tocco di acidità in più. Abbiamo questa salsa bernese che è semplicemente una maionese fatta con olio extravergine, olio di semi e delle erbe aromatiche sempre provenienti dal mio orto di erbe. E abbiamo bello, una bella spuma di salsa bernese. Un bellissimo piatto e credo anche molto gustoso, ma poi ve lo saprò dire.
E con questo terzo piatto tocchiamo un argomento particolarmente popolare, perché parliamo di riso per sushi. Qui abbiamo un riso tondo chiamato Fortunato. Oggi vedremo come cucinarlo nella maniera più classica giapponese possibile. Vediamo come si fa. Allora, semplicemente andiamo a mettere come a bagno il nostro riso. Viene messo a bagno e lavato per 3 volte cambiando l'acqua. Per vedere più o meno quante volte dobbiamo lavarlo, proprio in gergo tecnico, viene girato così con le mani e vedrete che l'amido incomincerà a uscire e rendere l'acqua un pochettino torbida. Il riso nelle cucine orientali va sempre lavato, proprio da un lato perché ci sono delle impurità e gli orientali dicono che noi occidentali siamo degli sporcaccioni perché non laviamo il riso. Quest'acqua qua viene buttata via. Così, aggiunta altra acqua pulita. Ci sono paesi come il Messico che non scartano questa polverina di amido, ma ci fanno delle bevande come l'orciada de arroz, l'orzata di riso. Tra l'altro sono molto salutari le bevande a base di amido di riso. Gli amidi calmanti, no? Esatto. Antinfiammatori. Sono lenitive per le nausee anche. Ecco, andiamo ancora l'ultima volta a sciacquare il nostro riso, viene tolta l'acqua. Adesso tendenzialmente vediamo 3 volte, giusto? Esatto, sì, 2 o 3 volte. E l'ultima volta invece viene messo a bagno invece per 15 minuti. Passati i nostri 15 minuti viene tolta quest'acqua di idratazione, chiamiamola così, acqua di idratazione. E il nostro riso viene portato in cottura, sempre partendo da acqua fredda, in un pentolino. Quindi portiamo a cottura, ci vogliono più o meno 15 minuti per il riso Fortunato. Una volta che prende bollore, viene coperto, come dicevamo prima, e lasciato altri 15 minuti. Una volta passati i 15 minuti lo togliamo dal fuoco e viene sempre lasciato coperto a riposo per altri 15 minuti, in modo che riassorbi l'acqua che rimane. Il nostro riso rimane un po' colloso, così appunto che è la peculiarità del riso da sushi. Ovviamente qua non abbiamo un prodotto al dente, Vittorio. Certo. In tanti paesi orientali quando ti invitano a pranzo ti dicono vieni a mangiare il riso. Quindi il riso è il complemento, è la base e poi tutto si serve a partire dal riso. Quindi la centralità del prodotto la ritroviamo anche in questo piatto. Ecco, abbiamo fatto la nostra sempre una base sotto di riso che adesso andremo a condire. Qui abbiamo della salsa di soia dove andrò a schiacciare all'interno questo pepe che tu prima conosci pepe bene. Pepe di Sichuan. Esatto. È un pepe aromatico chiamato anche falso pepe. Certo. Che ha dei sentori quasi di bergamotto e agrumato. Certo. Tocco di olio extravergine per dare la nostra nota di italianità. Un po' di freschezza data dalla scorza di lime. Così, leggera. E anche un po' di succo. Qualche goccia per l'acidità. Una sorta di salsa ponzu. Una ponzu orientalizzante. Andiamo a condire il nostro riso, che come dicevo prima non ha niente. Quindi certo, tutto il sale che prenderà adesso sarà dato dalla sapidità della salsa di soia. E l'acidità sarà data dal limone, dal lime, scusate, e una parte aromatica data dalla scorza di lime e dal pepe. Ecco. Il pesce che noi utilizziamo oggi, abbiamo questo ottimo tonno rosso sashimi, taglio sashimi, che è uno dei tagli più pregiati, ovviamente più alto e più morbido. E poi abbiamo queste capesante anche che andremo a preparare crude. Mettiamo un carpaccino, bello spesso. Capasanta. Qua prendiamo le parti migliori del tonno, sempre con un leggero carpaccio. Poi ci sono qualche fibra, ma potete toglierla. Aggiungiamo un tocco di verde con qualche erbetta aromatica, un po' di insalatina, di scarola,
giusto per decorare il piatto. Certo. Finiamo ancora con un po' di salsa a condire il pesce crudo sopra. Anche se cade qualche granello di pepe, che rompendosi in bocca, tra l'altro dà un effetto anche elettrico, leggermente elettrico, anestetizzante il pepe di Sichuan. Ad alcuni piace, ad alcuni si spaventano invece. Sì. Ecco qua la nostra bowl. Piatto semplicissimo, essenziale, minimalista. Bene, è arrivato il momento dell'assaggio, mi tocca e direi di cominciare da questa portata fredda, cruda, sashimi di tonno e capesante con questo riso per sushi. Io mescolerei tutto, un po' stile poke, per amalgamare il condimento ma anche il riso. Andiamo. Bene, il segreto del riso del sushi è la morbidità e la sofficità, oltre al sapore piacevolmente dolciastro. E qua lo ritroviamo assolutamente. Ottimo, buona anche la salsina che ha questo fondo agrumato che insieme alla salsa di soia ci sta proprio bene. Promosso, questo mi piace. Secondo assaggio, questo riso okris particolarmente adatto per le insalate, qui arricchite oltre che con un sauté di verdure di stagione, con questo filetto di merluzzo con questa salsa bernese sifonata. Una bella croccantezza delle verdure con la morbidità, quasi carnosità del riso. Qui il sapore è intenso. Il sapore delle verdure non copre quello del riso, ma compete con quello, è assolutamente complementare. La salsa e il pesce aggiungono, ma il riso non scompare, anzi, rimane questo gioco di consistenze, la morbidezza del pesce, del filetto, con questa texture carnosa, direi quasi piacevolmente gommosa. Per intensità il terzo assaggio, Gran Cavour, nome altezzoso, mantecato con burro, polvere di porcini e tartufo bianco. Profumo eccezionale. Oltre alla dimensione del chicco che effettivamente si sente e riempie, soddisfa, non viene completamente coperto dal sapore né dei funghi né del tartufo, quindi si armonizza con tutto il resto. Prima volta che lo assaggio e devo dire che mi ha convinto. Abbiamo viaggiato nelle varie province del Piemonte, dal Cuneese al Vercellese, passando per Torino. Abbiamo conosciuto e scoperto tante aziende che producono prodotti tropicali, subtropicali, comunque esotici, non comuni per le nostre tavole, e abbiamo conosciuto anche tanti cuochi che le hanno interpretate, ci hanno insegnato ad utilizzarli. Si conclude così questo nostro viaggio, spero possa continuare in un prossimo ciclo, intanto godetevi questo. Buon viaggio!